si è quasi formata, sono quasi le 15 e siamo qui con la signora Guelfi di Vivere Vado, che ci racconterà le sue ragioni del no. No, le ragioni non sono mie personali, neanche di Vivere Vado, sono di tutte queste persone, di queste associazioni, movimenti, partiti che si stanno svenando non solo adesso per questa catena che è anche ludica, che è anche di amicizia e di solidarietà, ma anche per studiare il progetto. Quindi non pensino a lor signori che ci limitiamo alla catena, faremo ben altro e vinceremo questa battaglia. Ok, proseguiamo, andiamo a vedere se troviamo qualcuno qui che si è incatenato per proteggere e il nostro mare. No, perché non esistono liguri di serie A e di serie B. Non è giusto che tutte le schifezze vadano sempre a Vado. Avete avuto già la centrale a carbone, la centrale a gas, discariche, industrie a rischio, le cantiere per i cassoni della diga di Genova. Basta, non esistono liguri di serie A e serie B e basta con la logica delle compensazioni. Ti sbatto le cose che ti fanno male alla salute e ti do i soldi in cambio. La salute non si compra. Abbiamo dato un'adesione convinta alla battaglia contro il posizionamento di un rigassificatore a pochi chilometri dalla spiaggia e da Vado, ma perché siamo contrari in generale a questo progetto, anche se dovessero farlo a 50 chilometri, nel senso che proprio siamo contrari a questo asservimento. E in questo vediamo che c'è una sollevazione popolare che erano anni che non si vedeva. Sono venuti da Piombino i ragazzi del comitato che stanno respingendo la stessa nave dalle loro coste come noi vogliamo fare in queste, dalle nostre, perché questa nave non deve essere utilizzata, secondo noi, né qui né altrove. Io sono Francesca del Comitato della Piazza della Val di Cornia di Piombino, sono qua in solidarietà per dire no ai rigassificatori in tutta Italia, anche perché non servono assolutamente nulla. Consideriamo che da noi il 7 di luglio è stata arrivata la prima metaniera, ha rigassificato mezzo carico e da allora non si è più sentito nulla. Quindi cioè, sono infrastrutture inutili e dannose sia per l'ambiente, soprattutto per il mare e anche per noi, visto considerato anche il rischio che potrebbe esserci. Quindi sono qua per dire no ai rigassificatori, perché non siamo nimbi, come ci hanno descritto in tutto questo tempo. Quindi consideriamo che i rigassificatori sono un'emerita presa in giro, semplicemente per un'emergenza falsa, per far guadagnare semplicemente le multinazionali, visto e considerato che quest'inverno sono stati venduti e fatto un utile del 700%, quindi io mi domando dove sta questa emergenza. L'emergenza è per far guadagnare le multinazionali, ecco dov'è l'emergenza. Certamente il metodo che ha adottato il presidente Toti, nonché commissario chiaramente di questa opera, di questo progetto, non è stato assolutamente il miglior metodo, visto che ha calato dall'alto questo progetto senza condividerlo con gli amministratori, neanche con quelli dei comuni effettivamente come Vado, Quigliano, dove passa proprio i tre comuni della Val Bormida, figurarsi con i comuni limitrofi. Noi ad Albisola ad esempio abbiamo chiesto adesso una commissione consigliare urgente perché si parli del rigassificatore, perché il comune di Albisola Superiore non si è ancora espresso diciamo in merito. Toti ha fatto un annuncio giornalistico come spesso fa, e io fra l'altro mi raccordo di questa cosa, avevo sollevato immediatamente la vicenda e avevo chiesto, e sarà il 20 di questo mese, la commissione congiunta terza e quarta, quindi attività produttive e ambiente, perché lui fornisse delle spiegazioni rispetto a questo progetto. Lui non ha avuto nessun tipo di confronto né col territorio, e mi sembra che sia evidente, come dire, da quanto è stato contestato, ma neanche con lo stesso Consiglio regionale. Credo anche, senza voler azzardare, che ci sia qualche partito della sua maggioranza che ha qualche perplessità rispetto a questa occupazione del territorio. E la catena, diciamo che è partita proprio da qui. Lui mi ha detto che era più arrabbiato di me per questa nave che doveva essere messa qui davanti, che forse vogliono mettere qui davanti, e niente, è subito partito un tantam con i suoi amici balneari, si sono sentiti, tutti hanno partecipato e aderito subito a questa catena,
che, ricordiamolo, inizia qui da Vado, ma finisce sotto al Priamar. E da Spotorno e da Bergeggi, che si sono uniti tutti i balneari. Diciamo che abbiamo avuto un successo assoluto in 5 giorni in 5 giorni. Tutto questo è venuto spontaneamente, senza l'aiuto di nessun partito, di nessuna organizzazione, solo dai semplici cittadini che hanno voluto impegnarsi per dire no a questa nave mostro che Totti ci vuole imporre. Non si può continuare, facciamo tante parole, parliamo di ambiente, parliamo di tutela dell'ambiente. Questo è un esempio, è stato un esempio di come non si voglia tutelare l'ambiente, si dia la priorità come sempre al cash, al denaro, al dio denaro, proprio sotterrando quelli che sono i diritti, quello che è il nostro ambiente, basta poi parlare di diritti, l'ambiente, tuteliamolo una volta tanto, quindi diciamo no a questo mostro. Grazie, un abbraccio a tutti. Io abito a Valleggia, nel quartiere dei Gagliardi, e questa zona dal progetto, da quello che abbiamo visto, sarà coinvolta perché lì è stato deciso di mettere l'impianto di pompaggio del rigassificatore. E questo cosa comporta? Questo comporta un impatto molto pesante sul territorio, perché verranno espropriati circa 2 ettari di terreno. Fra l'altro è una delle ultime zone verdi di Valleggia. E diciamo che il comune di Quigliano si è molto impegnato in questi anni per far rivivere il territorio. Ci sono impianti di pregio, per quanto c'è l'albicocca di Valleggia, che è un presidio slow food, abbiamo anche diversi piante di olivo. Diciamo che tutto quest'opera che è stata fatta negli anni per cercare di far rivivere il territorio, l'agricoltura di Quigliano, subirà un colpo pesantissimo. Difendiamo il nostro mare! Difendiamo il nostro mare! Difendiamo il nostro mare! Vai! Credo che la pressione dei cittadini, anche molto spontanea come quella di oggi, appunto la catena umana sulle spiagge, abbia un valore, un'incidenza. Io ne sono convinto, perché io credo che un amministratore di una comunità, come può essere un sindaco, come anche il Presidente della Regione, non può non tener conto della volontà dei cittadini che governa. Qui parla di compensazioni, per ora le compensazioni sono state al vostro ex sindaco, che ha preso 140.000 euro, e l'altra cosa è di lui, è stato nominato commissario appunto dell'energia, quindi in qualche modo ha avuto già il suo posto per l'ufficio premio, per il post, quindi chiaramente insomma le compensazioni le ha già avute loro, due l'hanno avute. Quindi, ma il discorso poi è molto siamo qui per... siamo solo all'inizio, certo. Come abbiamo vinto la battaglia per la Power, che ve lo ricordate, la battaglia sulla centrale, così adesso faremo questa battaglia e vinceremo, non ci sarà altri problemi. E hanno anche detto, questo lo posso accennare così, hanno anche detto che Vado non patisce niente, perché passano sotto di 300 metri, tutto sotto per Vado, appena affiorano di là, da Gagliardi, dove dovrebbero arrivare, quando arrivano a Gagliardi fanno la stazione di pompaggio, che poi apre tutto un discorso nei boschi dove passano anche gli espropri, e poi richiudono con dei muretti e il verde. Il problema è siamo sicuri che almeno le piante poi sopra i tubi le mettono, insomma. Ecco, io però stamattina ho passato un po' i limiti e mi hanno detto che mi denunceranno penalmente. Non c'è problema. No, facciano pure quel Totti lì, però quando noi abbiamo fatto questo incontro doveva esserci, era a Rimini, no, Totti non era e si è rifiutato di venire a Vado.